Pablito ci racconta. Festival è un evento che ogni anno il Dolcevita Conte Tour ne partecipe. Ne parla per noi Gigi Squillante. Il Fuori Film Festival è il festival del cinema per ragazzi più importante nel mondo. Dolcevita Conte Tour, stanotte, Sinfoni Film Festival! Poi è una realtà, è un punto di riferimento, al di là del cinema, delle grandi produzioni, grandi attori hollywoodiani, italiani, giovani attori, e registi, autori, sceneggiatori che arrivano a Giffoni in occasione del festival, poi sono un po' tutte le testate giornalistiche, veramente è qualcosa di impressionante. Un evento che poi ha come punto di riferimento i giovani, i ragazzi. Quest'anno c'erano anche in giuria ragazzi di 3 anni, 4 anni, cioè voglio dire veramente un grande lavoro, ma credo una grande iniezione di comunicazione. Il battitore delle console italiane, il numero uno della notte Dolcevita, solo per voi a Giffoni Experience, Gigi Squillante DJ, Interpreta di Tale Voice. Noi siamo da 4 anni, abbiamo questa collaborazione come Dolcevita, e quindi io devo sempre ringraziare tutta l'organizzazione del Giffoni Film Festival, veramente ad ogni livello, dai ragazzi della sicurezza a tutto quello che è l'organizzazione centrale, il management, e poi il grande direttore Claudio Cubidosi, che è veramente il cuore pulsante di tutta questa grande festa, io dico, dell'arte, e poi in qualche modo legata al cinema. Lo vogliamo dedicare particolarmente al patron di Giffoni Film Festival, che stanno Giffoni Special Thanks Mr. Claudio Cubidosi! Ancora un anno al Giffoni Film Festival, tra le altre cose devo dire una delle grandi soddisfazioni, quest'anno abbiamo 2 serate, il Contact Tour ci sarà in 2 serate, il 16 che questa sera, e anche il 20. Questo amore e questa collaborazione è grande, e i tanti ragazzi che sono alle nostre serate, in discoteca, al Dolcevita, ai contatori in giro, ma anche qui questa sera, a conferma che tutto sommato hanno una riconoscenza nei nostri confronti, e io non mi stancherò mai di ringraziarli per ciò che ci danno in ogni serata. A me personalmente, ma innanzitutto veramente a tutta la nostra grande famiglia che si muove con la voglia di vita, e non a caso siamo Dolcevita. Noi del Dolcevita siamo finalmente convinti di una cosa. Un divertimento fatto di vita, un divertimento fatto di dolce vita! E direttamente dal Giffoni eccoci qui che applaudiamo anche all'Happy Hour Dolce Vita, Ernesto Rocco! Ciao a tutti, ciao Paolo! Ragazzi, c'è da impazzire, c'è il sole, c'è il mare, ci sono le fighe, c'è la bella gente. Giornata tremenda, tremendissima. Come sta andando questa happy hour? Molto bagnato. Happy hour bagnato? E happy hour fortunato. Life is life, Dolcevita Acapulco. Chi è che fa le riprese, mister? Questo è Paparazzo. Che fa rima con? Palazzo. No comment, Sandro Boccia qui, happy hour. A meno ciò lo puoi. E se ti vengo a chiedere il drink più bevuto durante l'happy hour? Il mojito. E perché? Perché è fresco. E quando fai un mojito come lo servi? Happy hour ragazzi, Anna. Happy hour fantastico. Sole,
E poi c'è tanta musica Dolce Vita, c'è Enzo Falinetti. Tanta P oggi. A questo Happy Hour Dolce Vita Capulco c'è tanto entusiasmo, tanta euforia, c'è soprattutto il sano divertimento della famiglia Pupe Pupe Management. È vero che si fa l'amore in alto? Si fa sempre l'amore. Allora, Ernesto, per voi, Happy Hour, ciao. Arrivati, come si suol dire, alla fine della nostra puntata c'è il nostro mitico presidente Armando Mirra. Ciao Armando. Ciao a te, ciao a tutti quanti voi. La sezione Dolce Vita parte ormai dal martedì Pirati d'Amore a bordo piscina, un altro successo incredibile. Poi giovedì c'è stato il nostro mitico Contatour che ha toccato la tappa, una delle tappe più importanti dell'anno, quella del Giffoni Film Festival. Poi il venerdì sera, ieri è stata una serata incredibile, la serata Made in Salerno, ospite Cerrone, Rino Cerrone, sulla parte alta del Dolce Vita, quindi la terrazza Martini, è una serata veramente di altissimo profilo. Poi il sabato sera ormai facciamo corsa su noi stessi, Dolce Vita, incredibile davvero. E poi la settimana lunga Dolce Vita si conclude con la domenica, perché da domenica abbiamo cominciato anche i nostri happy hour, quindi dalle 17, grossa forza e grossa energia a bordo piscina del Dolce Vita, quindi veramente una settimana intensa, importante, siamo nel cuore dell'estate ed è importante che si sviluppa questa carica in noi stessi. Cerchiamo di trasferirla a tutti i nostri amici. Nella programmazione, quindi programmazione, l'appuntamento cardine importante di questo periodo è quello di sabato prossimo, che avremo ospiti di Pedisce, prima volta in assoluto a Salerno, una prevendita che ruota su 5 regioni, veramente importante, grosse prenotazioni, e poi sono ospiti di grossissimo profilo che il Dolce Vita merita. Un altro appuntamento importante, clou dell'estate, 3 anni che manca dall'Italia, che è Mr. Roger Sanchez, mito della musica internazionale mondiale, che anche lui ha scelto ancora una volta Dolce Vita per ritornare, quindi un evento importantissimo, non bisogna assolutamente mancare. Poi c'è il 4 settembre quello di François Kevorkian, cioè questi ti ho dato due elementi per poter discutere di artisti internazionali che non sono mai venuti qui al Dolce Vita. Per la serie Melio Babundare quam deficere, ragazzi, qui è il Dolce Vita, lui è Armando Mirra, vi ha bene descritto tutto ciò che concerne il Dolce Vita, non potete mancare. Grazie. È vero che c'è anche il Sea Garden. Sì, un'altra struttura Pupe Pupe Management di grossissimo profilo, diciamo, definito il salotto buono salernitano. Armando Mirra qui, Dolce Vita, ciao. Grazie a tutti, forza Dolce Vita, ciao.